Ciao a tutti agli amici tesserati di Sport Club. Oggi vediamo il primo argomento della preparazione mentale negli esports, che è il rilassamento. E vi ricordo anche che l'accesso al corso completo è consentito soltanto a coloro che hanno acquistato l'eSport Pass. Iniziamo subito. Chiaramente, quando parliamo di attività di rilassamento, la prima cosa da fare è fare un rilassamento completo e trovare un setting che te lo permetta. Non è necessariamente indispensabile sdraiarsi completamente, ma è sicuramente consigliato. Una traccia completa al 100% della durata all'incirca di 7 minuti la puoi trovare sul mio canale, quindi ti rimando a quella possibilità. Quello che vedremo invece oggi sono due tipi di rilassamento che poi a tutti gli effetti devi praticare quando sei nel tuo setup, no? Quando stai giocando, sia che sei comodamente seduto sul divano, sia che sei all'interno della tua postazione. Ora, la prima attività che ti propongo è la respirazione triangolare. È abbastanza facile da effettuare. Si tratta di inspirare per un determinato numero di secondi e di raddoppiare il tempo con cui invece andrò ad espirare. Per cui se inspirate per 4 secondi, la fase espiratoria durerà 8 e così via. Quindi 4 secondi, 8 secondi, 4 secondi, 8 secondi. Chiaramente questa attività possiamo farla mentre stiamo giocando, quindi utilizzando e sfruttando le periferiche di gioco. Come si fa? Semplicemente associando ogni tasto e la pressione di ogni tasto a ogni secondo di inspirazione e di espirazione. In questo caso, ad esempio, se decidessi di fare un'inspirazione di 3 secondi e una fase di espirazione di 6 secondi, procederei in questo modo. Ovviamente in questa fase dovete trovare il vostro stile respiratorio, quindi cercate bene di capire quanto tempo vi serve per inspirare e in quanto tempo riuscite ad espirare. Non andate mai in iperventilazione oppure non andate nemmeno mai in apnea. Cercate di trovare quello che è il ritmo ideale per voi. La respirazione ideale, quella che va in sincronia poi anche con il cardio, sta nell'arco dei 10 secondi, quindi la fase inspiratoria ed espiratoria completa sta all'interno dei 10 secondi. In una versione ideale posso immaginarmi che io col pad veramente decida di inspirare per 3 secondi. Tenga un secondo in still, quindi trattenendo il fiato, e poi per i restanti 6 secondi decida di espirare. Questo, diciamo, a grandi linee, chiaramente una stima, potrebbe essere una forma di respirazione ideale. Per quanto riguarda invece l'uso della tastiera, abbiamo diverse possibilità. In questo caso possiamo sì utilizzare entrambe le mani, ma possiamo anche decidere di adottare l'utilizzo di una mano sola, magari utilizzando i tasti ASD ed eventualmente aggiungendo il tasto spazio. Per quanto riguarda invece le attività di respirazione finalizzate a ottenere un effetto di concentrazione, andremo ad effettuare quella che si chiama la respirazione quadrilatero. Si divide in quattro fasi: una fase di inspirazione che dura 4 secondi, una fase di trattenuta del fiato per altri 4 secondi, una fase di espirazione di 4 secondi e un'ulteriore fase di trattenuta del fiato della durata di 4 secondi. Come lo facciamo con il nostro pad? In questo caso utilizziamo sì entrambe le mani e potremmo procedere in questo modo. Sulla nostra tastiera, chiaramente in questo caso potremmo ad esempio utilizzare i tasti 1, 2, 3, 4 in questo modo. E così via. Molto importante durante la respirazione è cercare di inspirare e fare in modo che l'aria entri nella pancia e poi riempia anche la parte superiore. E durante la fase espiratoria, al contrario, prima si svuota la parte superiore e poi si arriva a svuotare anche la pancia. È un processo che richiede del tempo, come vi ho già detto in precedenza, vi consiglio alcuni dei miei video per farvi un'idea. Fatto questo, sarà molto importante andare a riprendere l'oggetto che vi ho detto di tenere da parte nella prima sessione, l'oggetto che abbiamo deciso che sarà il nostro elemento di ancoraggio, e iniziare a procedere con questa attività di respirazione che dovremo praticare chiaramente nel tempo, andando ad osservare, a cercare di immaginare l'oggetto come rappresentazione di quello che significa per noi rilassarsi in certi contesti e
renderci concentrati e attivati in altre. Quindi cercate di visualizzare ed osservare anche direttamente il vostro oggetto di ancoraggio durante queste attività di respirazione. Con questo è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!